Atreus. Ma cosa ho appena visto? Cosa? Salve. Ok, non è difficile. Ci vediamo. Ma come? Ciao a tutti amici e ben ritornati in soffitta. Allora, ci siamo lasciati nell'ultimo episodio con l'albero delle abilità un po' da analizzare, un po' da studiare, quindi oggi ripartiremo esattamente da lì, quindi andiamo un attimo a leggere un po' le abilità, anche se io non penso che cambieranno molto rispetto a God of War del 2018, quindi andiamo giusto a fare una veloce rispolverata di quali sono le nostre caratteristiche. Quindi io direi di passare subito al gioco senza indugiare troppo. Ci caliamo direttamente nei panni di Kratos, il nostro pelatone, quindi pronti, albero delle abilità disponibile, quindi usa Kratos, usa i punti per acquistare le abilità, premi pad, pulsante touchpad per accedere alla scheda delle abilità. Quindi andiamo subito e vediamo che abbiamo gli alberi delle abilità delle armi. Sblocca le abilità con i punti esperienza per ottenere l'accesso a nuove mosse, abilità, solita storia, sempre la stessa. Quindi Kratos, novità, Kratos e Atreus in questo gioco ottengono punti esperienza separati. Quindi ognuno avrà i suoi punti esperienza, non sono più unici come erano nel gioco precedente. Quindi ovviamente più andremo a sfruttare, io penso, Atreus, più i suoi punti aumenteranno. Chiaramente se noi non lo sfruttiamo per niente, noi andiamo a usare soltanto Kratos nel combattimento, riusciremo a crescere ben poco le abilità di Atreus. Quindi, ok, poi abbiamo, ecco qua, i vari alberi delle abilità, del Leviatano, delle Lame del Caos e del caro Atreus. Ben abbastanza piccolino per ora. Andiamo a vedere un attimo il Leviatano. Allora, io penso che più o meno saranno simili, se non le stesse abilità che c'erano nel gioco precedente. Andiamo un attimo a vedere. Abbiamo il Risveglio del Gelo, che potenzia l'attacco ravvicinato a distanza, successivo congelo elevato. Poi abbiamo la breccia glaciale, questa c'era, lo spuntone glaciale, cos'era? No, mi sembra nuova, comunque una mossa da distanza, anche se me lo porta come tecnica, però è un lancio, quindi. Poi abbiamo a distanza il lancio dell'ascia, vabbè. Lancio glaciale, mischia, abbiamo impeto congelante e la furia del Leviatano. Bellissima, questa mi piaceva tanto. Andiamo a vedere un attimo le lame. Quindi abbiamo sempre la spazzata scottante, frusta di fiamme, lo strappo di Iperione, questa mi sembra nuova, impeto ardente. Questa è nuova, cioè è simile a quella vecchia che tu lanciavi la lama e te lo portava vicino. Qua te lo fa incendiare. E poi abbiamo schianto del caos, caos nascente. Atreus. Acquistato. Quindi per adesso, bellissimo. L'albero delle abilità di Atreus comprende la coscienza in battaglia, ossia Atreus rimane vigile per alcuni istanti per poi dar seguito agli attacchi di Kratos, estendendo la sua combo. L'altro, invece, indipendenza giovanile, Atreus può contribuire a una combo di Kratos replicando ogni colpo quando entrambi hanno lo stesso nemico come bersaglio. Mi piace il nome indipendenza giovanile, molto carino. Comunque si possono anche disattivare, vedo, le abilità.
Ok, quindi ci siamo un attimo visti l'albero delle abilità di tutti quanti. Direi che possiamo tornare al gioco. Quindi ci trovavamo qui. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo poco fa combattuto con il caro vecchio Thor. Quindi adesso il nostro obiettivo è quello di andare nella foresta, perché Atreus ha trovato un qualcosa di straordinario da quello che dice lui, ci vuole mostrare qualcosa. E Kratos è abbastanza incazzato, come lo sarei io, perché tu non te ne puoi andare in giro così come ti pare e piace. Però va bene, andiamo a vedere un attimo che cosa ha scoperto di così fantastico. E non ci resta che andare di qua. L'altra volta quel pilastro non c'era. Aggancio con le lame, poi orienta L per spostare la colonna caduta. Quindi aggancio le lame. Bellissimo. E io lo posso anche rimettere a posto volendo. Sì. Molto bella questa cosa. Ed è una cosa nuova che ci piace. Andiamo Come avanti. dicevo, Tyr era un alleato dei giganti, per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che Lo cosa sai? vedrai. Bellissimo, perché adesso che ha questa abilità nuova di potersi arrampicare con le lame, non ci saranno più quelle situazioni come prima che un po' rimanevi bloccato e, non e magari dovevi mandare Atreus. Poi ogni tanto Atreus si buggava, un po' di casini, insomma. Molto meglio adesso. Andiamo avanti. Allora. Sì, allora te la sblocco subito. Quindi. Ok, ci lanceremo. Andiamo. Che ne pensi? Non so cosa abbia trovato Atreus, ma Il dice che ha ragazzo delle adesso va prove. da solo? Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Il ragazzo adesso va da solo. Che carino. Andiamo qui giù. Aspetta, fammi vedere se c'è qualcosa di qua. Quanti morti. Meglio proseguire. Frusta di fiamme. Premi ripetutamente triangolo per caricare fu di fuoco le lame del caos. Subito dopo premi R1 o R2 per un attacco di Troppo tardi. fuoco. Padre, usa le lame! Bruciali! Ah, è vero, le lame stavo usando. A sinistra, in arrivo! Fratello, alzati, fratello! Che morte indecente è stata. Stavo testando, scusatemi ragazzi, ma ho bisogno di fare questi test per imparare bene ad usare le varie abilità e combo. Allora, Troppo tardi! benissimo. Padre, usa le lame! Bruciali! Ok. Molto figo! Mi piace un sacco. Dietro di te, in arrivo!
dai, però comunque non c'ho niente di vita. Cioè, è assurdo che io muoio così. Quante volte? Meglio proseguire. Troppo tardi. Padre, usa le lame. Bruciali. A sinistra. Alla tua destra. Aia. Cioè, questi con un pugno mi tolgono mezza vita. Dietro di te, in arrivo. A destra. Fuoco dall'alto. Fatto! In arrivo da dietro! Ok. Dov'è? Dov'è la stronza? Ah, eccola. Nista! Bravi. Ok, mi piace moltissimo il nuovo sistema di combattimento che è è abbastanza simile a quello di God of War 2018, però un po' più articolato, un po' più dinamico, insomma. Queste cose le sto distruggendo sempre per il fatto che io adoro distruggere, quindi abituatevi al fatto che io rompo qualsiasi cosa. Vai, vai, Kratos, forza. Adoro come il Fimbul Winter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Sta parlando con me o con Atreus? Che tempismo! Bellissimo! Nista! Saliamo. Ci sono. Ormai Atreus fa tutto da solo, non ci sale più. È diventato piuttosto bravo. Eh sì. Non sale più sulla nostra schiena. Che carino. Bella questa cosa, perché danno comunque il senso del tempo che passa e del bambino che cresce, no? Nista! Congelato! E adesso? Lui ha congelato me! Mi piacciono un sacco i nemici, sono molto belli, fatti proprio bene. Ok, ci siamo curati per bene. Wow, ma curiosità.
non fanno niente. Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Oh no, fratello! Padre! Ma chi è? Una guzzina! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Cavolo! Non me l'aspettavo così! Cioè, ma non esce questa? Chi la manda? Ok. Vai, vai, Atreus! Mannaggia! Vai! Dai, Atreus! Accidenti! Mannaggia! Oh, porca! Mannaggia! Volevo fare un first try! Una guzzina! Attento, okay, fratello! Dai. Forse abbiamo trovato la predatrice! Dobbiamo colpirgli le corna! Ok, vai, Atreus! Non ci posso domani! Mannaggia! Le corna brillano, saranno punti deboli! Ho capito! Nista! A sinistra! Sta incazzando lei. Dai, cazzo! Dai, dai! Beh, ne ho abbastanza. Il Fimbulwinter, Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui. Bravo, Atreus. Vediamo un po' che roba abbiamo trovato. Osso di bestia, componente di creazione.
Poi abbiamo... Oh, morsa dell'inverno, attacco runico leggero, forma una massa di ghiaccio intorno al Leviatano. Vabbè, non mi ha fatto leggere, comunque. Attacchi runici. Facciamo un breve ripasso anche di queste cose, ancora siamo nella fase di imparare il gioco. Le gemme degli attacchi runici permettono a Kratos di sferrare attacchi runici leggeri o pesanti. Vengono incastonate nelle sue armi e ovviamente ogni arma ha un numero massimo di attacchi runici che può avere. Nello scorso gioco, se non ricordo male, era solo uno. Vedremo qui, perché vedo due spazi, due posti in cui si può mettere la pietra. Ogni arma può contenere gemme di attacchi runici leggeri e pesanti. Quando in uso, un attacco runico raccoglie lentamente energia runica che può essere sprigionata con un potente attacco. Quindi è un attacco che comunque va ricaricato. Premi tasto destro per visualizzare il nuovo slot per attacco runico leggero del Leviatano. Ok, quindi questa volta noi possiamo come si dice, equipaggiare un attacco runico leggero e un attacco runico pesante, mentre nel gioco precedente, sempre se non ricordo male, si poteva equipaggiare un solo unico attacco runico. Quindi stava a te poi decidere ovviamente il livello e il tipo. Quindi andiamo a vedere la morsa dell'inverno che abbiamo appena trovato. Forma una massa di ghiaccio intorno al Leviatano e colpisce un bersaglio con forza incredibile. Guardiamo un attimo il video. Quindi, ok. Ah, sì, ce l'avevamo, ok. E lo equipaggiamo. Adesso ce l'abbiamo a livello 1. Mentre blocchi L1, preme R1 per usare un attacco runico leggero. Quindi esatto come si faceva prima, si preme L1 e poi R1. Gli attacchi impiegano del tempo per ricaricarsi, aumenta la statistica ricarica per ridurre il tempo di ricarica. Aumenta la statistica runico o potenzia una gemma in qualsiasi momento per migliorare l'efficacia. Quindi si aumenta la statistica runico per aumentare il danno che fa la gemma. Si aumenta ricarica per diminuire il tempo di ricarica. Molto molto semplice, ragazzi. Perfetto. Attacchi runici pesanti non ne abbiamo. Ok. Vediamo scudo. Abbiamo anche scudo del guardiano rotto. Mostra info. No. Lo scudo del guardiano è rotto e non può bloccare gli attacchi. Complemento per scudo. Non capisco perché era segnalato con il punto esclamativo. Comunque, come vedete, adesso facciamo ancora abbastanza schifo. Cioè abbiamo solo la forza, l'abbiamo livellata, perché come vi dicevo l'altra volta, io punto molto sugli attacchi in mischia o sugli attacchi a distanza, ma non molto sul potere runico, sulla magia. Quindi io tantomeno sulla difesa, perché sono una che non è tanto brava a parare con lo scudo, quindi il più delle volte sbaglio e non riesco neanche a parriare. Quindi io mi potenzio molto la forza, la vitalità, la fortuna, ovviamente. Mi lascio un attimo, non dico che non li potenzio, ma li tengo un attimo in secondo piano, la difesa e il runico. E ovviamente di conseguenza anche la ricarica. Quindi noi adesso punteremo molto ad arrivare a un livello alto di forza e di vitalità. Ok, con l'ascia in uso tieni premuto, vabbè, questa devo provarla per forza, se no non te ne vai via.
Ok, perfetto. Che bellissime animazioni. Fiamma ghiacciata, potenziamenti arma. Un materiale impossibile che uni... Un materiale... porca troia, però fammi leggere. Allora... Abbiamo anche in questo gioco abbiamo molto interessante l'equipaggiamento automatico, che penso sia ti equipaggi tutte le cose più forti, ok? Interessante magari per chi è pigro, per chi gioca un po' così per godersi più che altro la storia. Noi non lo faremo, non useremo l'equipaggiamento automatico perché dobbiamo potenziarci quello che ci interessa e quello che ci serve. Ok. Allora. Padre, lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato, ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse, dopo. Forza, possiamo entrare da qui. Di qua... sì, c'è qualcosa. Allora. Nuova pergamena appunti, il dio Cinereo. Allora... È colpa del dio Cinereo, ce l'ha detto lei, la strega. Ha detto che il dio Cinereo ha ucciso Baldur. Ah, il dio Cinereo sarei io. Ok, non stavo afferrando, sono io Kratos. E così facendo ha dato inizio al Fimbulwinter. Ha detto che se il dio muore il Fimbulwinter avrà fine. Non ci sarà più notte, non ci sarà più freddo, non ci sarà più il Ragnarok. Abbiamo finito il cibo una settimana fa, non importa, presto mangeremo la carne di un dio. Vorrei sapere chi l'ha scritta questa cosa, però. Comunque, quindi ormai è chiaro, almeno da quello che dicono queste pergamene, poi bisogna vedere se è vero, eh. Ma siamo stati noi a scatenare il Fimbulwinter, che precede, la leggenda dice che precede il Ragnarok, uccidendo il caro vecchio Baldur, il nostro amico del cuore. Ma allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, sì. Ne abbiamo trovati molti, li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessimo. Non c'è niente qui. Uffa. Guardate che bello. Beh, la colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Come posso fare? Allora, c'è questo tronco che mi dà fastidio. Allora, vieni un attimo. Le cose crollano con facilità da queste parti. Il Fimbulwinter consuma tutto, anche la pietra. Non posso salire qua sopra? Qualcosa ha ceduto sulla destra. Eh sì, c'è un albero. Però là c'è uno scrigno, io non posso salire. Sì, ecco, allora. Saliamo di qua. Vediamo se magari troviamo un'altra via. No,
Allora. Allora, come posso fare? Ehi, sembra interessante. Non si rompe. Ok. Dovrei aiutare. Ci siamo! Forza! State a vedere. Questa sì che è nuova. Incredibile. Andiamo. Atreus, aspetta. Non sembra ci voglia aspettare. Il ragazzo è incontrollabile ormai. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Vanheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vita. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile? Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me, o così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta, devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Qui fuori dove? Devo entrare qua? Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io... beh... tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia. Ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare... e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante.
Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva maledetto qualcuno per Sindri. Coprirmi le spalle. Sì, e tu ti prendi proprio lui. Per coprirti le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Mm. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Troppo facile. A casa. Kratos giustamente vuole proteggere Henry. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Dicevo, giustamente, Kratos in questo momento con Freya alle calcagna, poi abbiamo adesso anche Thor, Odino, è un casino. Giustamente quello dice, io perché devo andare in giro a cercare Tyr per fermare Ragnarok, tanto finisce tutto e vaffanculo, capito? Piuttosto me ne sto a casa. Ricordi, e mi vivo gli ultimi momenti con mio figlio. Ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Fuoco in arrivo! Nista! Dietro di te! No, 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 no. Non puoi morire, Kratos. Non puoi, non puoi adesso, eh. Ok. Capo dei banditi, vabbè, non ci interessano queste cose. Ok. Ci siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Sono curiosa di sapere perché nei sottotitoli tra i regni e arrivare a Svartalfheim. Basta. Ci andremo. Oh. Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. Dicevo, sono curiosa di sapere come mai nei sottotitoli ci sono alcune parole che sono scritte in corsivo. E mi viene da pensare, ma è un caso? È un fatto estetico? O c'è qualcosa
che vogliono farci notare. Kratos! Di qua! Sindri! È successo qualcosa? È Atreus! È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi. Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte. E penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Capisco. Dopo di voi, amici miei. Dove andiamo? Ok. Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare, Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Che gentile. Ma... vabbè, dai, andiamo. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter. Dagli occhi di Odino e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, sì. Che spettacolo! In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. No, no, aspetta, adesso dovete farmi osservare. Oddio, è bellissimo. Io voglio vivere là. Di qua, Kratos. No, no, devi aspettare un attimo, è troppo bello. L'hanno fatta proprio bene. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Ho aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... è solo che c'è... qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello come è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Dai! Per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così! È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Ok, allora, siamo nel negozio dei fratelli Uldra.
crea potenze, armature, complementi per armi e oggetti utilizzando le risorse che hai raccolto. Visualizza diversi servizi offerti dal negozio utilizzando la barra in basso. Brocca materiali a sufficienza per forgiare un nuovo scudo. Vai giù al menu scudi. Ok. Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Uno scudo perfetto per assorbire gli attacchi e contrattaccare. Questo mi dà 10... Vabbè, sono tutti e due 10 di difesa. Mi piace di più questo. Uno scudo creato sul modello del grande muro di Asgard, costruito dal gigante Rimtur, a protezione dei regni. Ok. Ok. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Ok, perfetto, li abbiamo equipaggiato. E così ci siamo sistemati. Mi eri perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Che figata! Grazie. Io quindi qui trovo la roba che mi droppano i nemici e che io non raccolgo, che non mi accorgo. Ok ragazzi, allora io direi che ci fermiamo qui per oggi. Visto? Sapevo che volevi uno spuntino. È bellissimo tutto quello che sto vedendo e che sta succedendo nel gioco, mi sta facendo impazzire, cioè è davvero davvero stupendo, fantastico. Non ho, per adesso non ho nessuna critica, è davvero... Fermo, quelle scale non ti reggono, non distruggermi la casa, ti prego. È fantastico, quindi ragazzi, come vi dicevo, ci fermiamo qui per oggi e ripartiremo ovviamente da qui. Più che ripartiremo, cominceremo finalmente la nostra nuova avventura. Vediamo che cosa, dove ci porterà e che mondi ci farà vedere. Però un attimo, prima voglio vedere che c'è in quella stanza. Ehi, guarda. Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Ah. Ok. Perfetto, no, ero molto curiosa di sapere, di esplorare un po' la casa. Vorrei tanto salire di là, però Sindri mi dice di non salire. Vedremo poi come possiamo fare. Quindi ragazzi, vi ringrazio a tutti quanti per aver visto il video fino a questo momento. Vi chiedo come al solito di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di mettere un commento qui sotto e di seguirci su tutti i nostri social. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui continueremo con God of War Ragnarok. E niente, sono molto curiosa, quindi ci vediamo presto. Ciao!